School International Roma, siamo con l'assessore. Posso dire viva Roma sempre, lo dico prima, l'hashtag è di solito alla fine, Alessandro Onorato, che è con noi questa sera, serata speciale dedicata allo school e soprattutto alla Presidente Mondiale che sarà qui con noi, tra tanti ospiti importanti e istituzioni, Presidente Mondiale School, che è Nanette Cárdenas. Ma è un piacere. Onorata, perché c'è questa cosa onorato, io seguo un po' le stories, insomma, no? Il lavoro della capitale. No, è un piacere, grazie allo School, è un piacere ricevere la Presidente Mondiale, anche una dimostrazione anche di stima, di attenzione per la città, una città che vive un momento storico particolarmente fortunato, con risultati incredibili sugli arrivi turistici, quindi sull'indotto economico e sociale. È l'occasione per confrontarci con tanti operatori del settore che vivono appunto questo momento anche con grande, come dire, gioia dopo anni complicati dovuti al Covid e forse anche a troppi no che in passato hanno paralizzato la città. Però oggi ci godiamo una permanenza media che aumenta, ci godiamo un'occupazione altissima negli alberghi, strutture extra alberghiere e tutti gli outlook da quei prossimi 3 anni sono estremamente così. Abbiamo anche, devo dire, degli eventi meravigliosi sportivi ma anche concertistici, perché da appassionata di musica devo dire che anche quest'anno, come l'anno scorso, si riconferma una grande stagione musicale. Venditti uno su tutti. Ma insomma, ormai Roma ha ripreso la sua centralità a livello nazionale, già dal 2022 hanno venduto più di 2 milioni di biglietti, una programmazione pazzesca, 500.000 in più di Milano, scorso anno addirittura 3 milioni di biglietti. Quest'anno forse avremo anche una leggera flessione sui numeri, perché avendo ospitato gli Europei dell'Atletica Leggera avevamo meno date a disposizione, però dall'arrivo dei Coldplay e ad appuntamenti unici, la dimostrazione che Roma ha ripreso la sua centralità e tutti questi grandi eventi spingono le persone a tornare a Roma, anche se Roma l'hanno già vista. E allora finiamo con cosa possiamo finire? Poso il mio prosecco, possiamo finire con viva Roma sempre. Beh, sì, chiaro, viva Roma sempre. Grazie. Grazie.